di On Delibera, siamo alla MEMO dove eh, si è appena concluso l'incontro della rassegna Ehm, con le parole giuste, la parola di oggi era trasparenza. E quindi è intervenuta ehm, Chiara Putaturo, eh, re, una delle responsabili di, eh, di un'associazione appunto che cura eh, l'aspetto della trasparenza eh, negli atti pubblici, nella pubblica amministrazione e nella politica. Ecco, ci può parlare della, di questa organizzazione? Sì. Eh, l'associazione si chiama Transparency International Italia e la missione è la prevenzione e la lotta alla corruzione. Non a caso come nome abbiamo scelto proprio Transparency perché pensiamo che la trasparenza sia una, uno dei principali anticorpi contro la, la corruzione. Noi abbiamo una sede, una sede italiana a Milano mentre la sede internazionale è a Berlino e siamo presenti in circa un centinaio di paesi a livello internazionale. È una delle prime occasioni che abbiamo per visitare anche, anche le Marche, infatti mi fa particolarmente piacere essere qui a Fano e ringrazio il, il Comune per e la Mediateca per l'invito ecco, La sua è un'organizzazione internazionale per cui ha il polso di vari paesi ecco, raffrontando la situazione della trasparenza della corruzione italiana rispetto per esempio agli altri stati europei come siamo messi? E, um, Transparency International elabora ogni anno un uh, indice di percezione della corruzione in cui uh, l'Italia si trova sempre uh, in una posizione non, uh, non positiva per il nostro paese, nell'ultimo indice che è stato elaborato è, è uscito a gennaio 2016, l'Italia si trova al 61 posto su circa 170 paesi e dove i primi sono i paesi dove il livello di percezione cor della corruzione è più basso, a livello europeo L'Italia è al penultimo posto con un punteggio migliore solamente della, della Bulgaria. Quindi la percezione è molto negativa, ma c'è stato un leggero miglioramento comunque rispetto all'anno scorso che eh, accogliamo con piacere. Ecco, e, mh, fate anche un'azione di divulgazione di, di questi principi, perché cioè sentivo che eh, lavora con i ragazzi, nelle scuole, eccetera. E le, le giovani generazioni come re, rispondono a queste tematiche? Allora, ci sono delle risposte un po' opposte. Eh, vediamo, eh, constatiamo molto pessimismo sicuramente, però c'è anche molta voglia di fare, ci sono ragazzi che possiamo vedere che eh, hanno comunque voglia di, di attivarsi e, e che sono comunque interessati alle tematiche sentono che sono tematiche che hanno una, un risvolto anche, sulla, anche su di loro e eh, comunque abbiamo anche organizzato iniziative dove loro stessi si sono potuti attivare ad esempio tramite interviste o andando per esempio nelle ragazzi delle scuole superiori andando a fare formazione ai ragazzi delle scuole medie. Bene, grazie. Ha introdotto l'incontro la presidente di Libera Marche, Paola Senesi. Allora non poteva mancare Libera in un'occasione di questo tipo, <ride> insomma in prima linea contro la, la, la mafia, contro le mafie, anzi per conasi parlare la corruzione eccetera. E ci può parlare delle iniziative che prenderà Libera recentemente? Assolutamente sì, siamo, sono stata molto contenta di essere qui alla, alla Mediateca perché proprio la prossima settimana celebreremo a Fano e qui nella Mediateca eh, l'evento principale dell'anno sociale di Libera. Infatti, da vent'anni eh, Libera organizza la giornata della memoria e dell'impegno il 21 marzo, che è il giorno dell'inizio della primavera, e quest'anno ci sarà una modalità diversa di celebrazione della giornata perché sarà più diffusa su tutte le regioni. La regione Marche, quindi Libera Marche, ha individuato la città di Fano come città ospite del 21 marzo regionale perché l'amministrazione comunale ha appunto portato avanti e porterà ancora avanti un bellissimo percorso amministrativo molto serio, molto determinato proprio sulla trasparenza che era il tema di, di questa sera. Quindi sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione che eh, come noi di Libera diciamo sempre sono l'anticamera delle, delle mafie. E allora, costruire insieme alle amministrazioni, pubbliche amministrazioni oneste, eh, serie eh, dei percorsi su queste tematiche aiutano non solo a gestire meglio la cosa pubblica ma anche a sensibilizzare i cittadini su certe tematiche e metterle al centro delle attività amministrative e anche delle discussioni eh, tra la società cosiddetta civile. Quindi noi la prossima settimana torneremo a Fanno ma torneremo in tanti, non tornerà solo la referente regionale. Il 20 marzo quindi domenica prossima saremo proprio tutti qui alla Mediateca. Eh, ci sono tre appuntamenti contemporanei fondamentali per noi. Il 20 marzo alle ore 16 inizieranno ehm, due seminari: uno dal titolo Trasparenza e partecipazione ricostruiamo fiducia nei cittadini. Qui sono stati invitati come relatori alcuni amministratori della Regione Marche. Quindi, nella nostra Regione ci sono delle buone pratiche amministrative che crediamo sia importante eh, far conoscere ai cittadini ma anche che si conoscano fra loro per contaminarsi e contaminare altri amministratori. Quindi il sindaco Mangialardi, il sindaco di Senigaglia, il sindaco Seri, l'assessore Mascarin di Fano, il sindaco Piergallini di Grottamare e il sindaco Paolini di Isola del Piano. Il secondo seminario sarà un seminario che riporta al centro anche qui del, del dibattito delle tematiche fondamentali per noi. Si parlerà di narcotraffico e tratta degli esseri umani come business delle mafie. Purtroppo il tema anche della, del traffico degli stupefacenti. È di assoluta attualità nella vita quotidiana delle nostre città anche di Fano, di Ascoli Piceno, di Ancona, di Pesaro e forse è un tema che non è più affrontato con l'occhio degli interessi economici che gravitano intorno al, al traffico degli stupefacenti oltre che al danno eh, sociale e sanitario che, che contribuisce a dare ai nostri. di cui abbiamo avuto un esempio pochi giorni fa di quei due ragazzi. Esattamente, quindi anche Qui avremo dei relatori tutti marchigiani insieme ad una giornalista dell'avvenire, Lucia Capuzzi, che è una giornalista d'inchiesta che ha lavorato e lavora molto in Messico e in Colombia proprio sul tema del narcotraffico. Il terzo appuntamento, che avverrà sempre qui alla Mediateca, eh, sarà la proiezione di un film: il film di Marco Tullio Giordana, eh, su, che, narra, che racconta la storia di Lea Garofalo, una testimone di giustizia purtroppo barbaramente uccisa dall'andrangheta. Quindi eh, il pomeriggio del 20 marzo ci ritroveremo tutti ancora qui alla Mediateca, che ringraziamo insomma. Per l'ospitalità, successivamente la domenica ci sarà la possibilità di partecipare a un concerto al Circolo Arci L'Artigiana, al concerto dei Turkish Cafè, che è un gruppo marchigiano. Questo anche per far capire che impegnarsi nella vita sociale e eh, nella vita della propria comunità non comporta solo impegni gravosi, ma si può stare bene insieme unendo l'utile al dilettevole. Ma l'appuntamento principale sarà il 21 marzo, quindi il giorno dell'inizio della primavera. Eh, ci sarà un con scuole provenienti da tutta la regione Marche, che avrà inizio ehm, alle 9.30 al Pincio in via delle rimembranze ed arriverà come luogo conclusivo a piazza mh, Amiani, quindi proprio qui dietro la, la mediateca, dove ci sarà un palco da cui si leggeranno i nomi delle vittime innocenti delle mafie dalle ore 11 sino intorno alle ore 12.30. La, la peculiarità di questa giornata sarà che in contemporanea, da tante piazze d'Italia, da, da Torino a Messina il popolo di Libera sarà insieme a leggere in contemporanea a leggere i nomi delle vittime innocenti delle mafie perché ricordare le persone che hanno dato la vita loro, mar, loro malgrado per la democrazia deve essere il motivo di impegno eh, quotidiano ogni giorno quale che sia il nostro ruolo nella società che siamo eh, associazioni, amministratori, studenti, sacerdoti, insegnanti, avvocati o magistrati quindi un appello alla cittadinanza fanese e dintorno partecipate al 21 marzo al nostro corteo per ricordare le vittime innocenti, nel loro ricordo impegnarci di più a fare in modo che la nostra comunità sia poi più coesa, più partecipe e più democratica. Grazie.